Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di presentazione di libri. È la prima delle due serate che abbiamo organizzato insieme alla biblioteca in questo periodo prenatalizio, anche per darvi qualche consiglio di acquisto di libri, di lettura e di, perché no, far qualche regalo ai vostri, ai vostri amici. E, ehm, la prima serata è questa di questa sera. <coughs> con eh, Danilo Masotti, Alessandro Berselli e Gianluca Morozzi, che sono tre scrittori, tutti e tre bolognesi doc, mi dicevano adesso, e hanno appunto pubblicato eh, Tre uomini in branda e delle ed edizioni Pendragon, e ce ne intervisterà, insomma, o comunque terrà la serata, Corrado Peli, che conoscete tutti, un amico medicinese, che appunto settimana prossima, lunedì sera, alle 18, lo stesso orario di questa sera, presenterà invece il suo ultimo. Romanzo Il sangue degli abeti, eh, edizione Tre Cime, che appunto è appena, è appena uscito. Io non aggiungo altro, passo la parola a Corrado, vi ringrazio per la partecipazione e spargete la voce anche per le persone che da casa vogliono vedere anche, eh, diciamo, indifferita questa presentazione. Grazie, buona serata. Passo la parola a Corrado. Allora, buonasera. Eh, parlavo prima con Alessandro siamo andati a bere qualcosa qui a Medicina Alessandro e Gianluca sono arrivati un po' prima e ne parlavamo prima io quest'estate a Imola ho presentato Paolo Malaguti davanti a un sacco di persone pensavo fossimo usciti un po' dall'incubo dei lockdown invece siamo di nuovo qui chiusi siamo qua noi quattro e l'operatore che ci riprende e ci manca il pubblico io però tendo a guardare sempre il lato positivo delle cose solitamente alle presentazioni dei libri ci sono non tantissime persone anche qui a medicina questa invece è una presentazione che va live su youtube poi andrà condivisa sui vari canali social quindi potenzialmente potrà essere vista in tutto il mondo da migliaia di persone è un peccato non avere il pubblico perché stasera abbiamo tre sex symbol di Bologna possiamo dirlo senza senza vergognarci sono tre tre veramente sex symbol della nostra città e che ci presentano un romanzo che è non un romanzo poi sono tre, tre racconti, tre racconti lunghi tre uomini in branda, e io vi presento velocemente i tre autori non faccio la, la presentazione stile wikipedia anche perché quindi non vi do l'elenco delle cose che hanno fatto anche perché con Morozzi probabilmente andremo avanti fino a domattina se devo fare l'elenco di quello che ha scritto in carriera vi dico un po' quello che rappresentano loro per me, poi dopo cominciamo un po' a dialogare. Berselli, scrittore, e di Berselli cosa posso dire? Posso dire solamente che in questi giorni, girando sotto i portici di medicina, sono stato più volte fermato. Da ragazze, tutte comunque sesso femminile, assolutamente, e mi hanno detto, ah, ma giovedì, giovedì intervisti Alessandro la fama, la, la fama mi ha preceduto. La mi fama ti questo. ha preceduto giovedì, sei cioè, con Alessandro. Sei qui, sei cercherò là, di rimanere vedete. il ragazzo semplice di una volta. Non quindi, so se riesco. Rest, resta sì, ti ringrazio quindi, per sei, questa cosa. Eh, L'avevo già presentato, ma con un romanzo completamente diverso. E vabbè dopo parleremo con lui. Masotti invece vabbè, lo conoscono, è un personaggio molto conosciuto e da me è invidiatissimo perché proprio in queste settimane il termine umarel è entrato nel dizionario Zingarelli e Masotti è colui che ha inventato questo termine. quindi Conferma. conferma, conferma, conferma. conferma cioè è sì. Per la prima volta conosco una persona che ha inventato una parola, un termine, cosa non da tutti. Morossi invece, di Morossi cosa racconto? Morossi ha una sfida di, di, di romanzi praticamente infinito, una bibliografia che non ha, non ha termine, però anni e anni fa, era il 2006, un mio amico mi diede un romanzo e mi disse guarda leggi questo qua, che era Blackout, me lo ricordo bene, io l'ho preso, andai in vacanza con una coppia di amici, una, vacan una di quelle vacanze itineranti con dei tempi morti infiniti, e questo mio amico, che penso non avesse mai letto un libro, mi disse: 'Oh, guarda che qua abbiamo delle ore di macchina, delle ore di. Da dai, qualcosa da leggere.' E gli passai, Blackout, io non l'avevo ancora letto, io gli ho detto: Leggiti questo'. E lui lo lesse tutto, lo lesse tutto e ne uscì entusiasta. E siccome questo mio amico penso non avesse mai letto un libro, ed era talmente entusiasta di questo libro che me lo ridiede, io non l'ho mai letto. Io ce l'ho in libreria, blackout. Poi dopo di te ho letto Despero, ho letto. Ti ho presentato due anni fa a medicina, te non ti ricorderai, ma ti presentai per Gli Annientatori, ho letto certo Dracula e io, ho letto. Ho letto, tante, ho letto tantissime cose, ma Blackout ce l'ho in libreria e non l'ho mai più voluto leggere. E non lo farai mai? E non lo farò mai perché vi è rimasto lì, però mi hanno detto che il tuo, è uno dei tuoi cult. È mio best seller. il mio bestseller. Ha venduto 10 volte più degli altri, probabilmente no. sì, Certo, Non lo leggerò mai. Comunque stasera, e allora, questi tre personaggi si sono riuniti quando è uscito il romanzo? A 15 ottobre, giusto? 15 ottobre. Quindi questi tre racconti, tre uomini in branda. Adesso chiedo a ognuno dei tre di raccontare quello che è il loro racconto all'interno e poi di spiegarci anche perché come nasce questo romanzo. Cioè avete sentito che Bologna e l'Italia intera aveva bisogno, edizioni Pendragon aggiungo, aveva bisogno di questo romanzo? Per me sì, però ve lo chiedo a voi. Mi stai fissando quindi penso. Intanto, la prima cosa che ti volevo chiedere è quanto ti sarai divertito in vacanza con i tuoi due amici? Suppongo. Cioè, una coppia più te. No, 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 stata, no. no, no, stata no una due, coppie, due coppie, suppongo. due coppie. No, il Giro facciamo, Una coppia un che giro, aveva letto no, Blackout no, e tu non l'avevi letto. Sarà stata una vacanza no, meravigliosa. No, Comunque. fu un Giro, va in Sudafrica, Namibia. <ride> Però abbiamo fatto fai da te, quindi rimaniamo a piedi in macchina con la GM. roba... Mi sto più, più, più ne parli, più mi sì. sto eccitando. Sì. Quindi, no, <ride> tanto, no, ti, ti ringrazio per la domanda, come si dice sempre in queste cose. Allora, tanto devi leggere Blackout, prima cosa, veramente uno dei miei libri calda, quelli di quelli che proprio fanno bella mostra di, di sé nella, loro libreria. Uh, nella mia libreria. allora ehm, perché questo libro? Tanto questo libro parla di un argomento che non interessa a nessuno, cioè perché parla di sesso fondamentalmente, quindi uno degli argomenti eh, con, con meno appeal nella storia forse della, della letteratura. Eh, parlato però dal punto di vista di tre disgraziati fondamentalmente, quindi tutto il sesso che non funziona, no? quindi il sesso onanistico, il sesso adolescenziale del nerd, ehm, il sesso di chi vorrebbe fare cose ma poi ne fa altre, quindi è, è un po'... Allora, abbiamo voluto un po' divertirci su questa cosa perché, insomma, eh, eh, soprattutto io e Morozzi, ma, Masotti è più declinato su un certo tipo di letteratura. Io, io, io e Morozzi spaziamo diciamo, tra eh, romanzi terribili, quelli che poi le nostre madri ci dicono: ma perché scrivete delle cose così brutte, piene di gente che muore, di cose di, cose che, di cui non si dovrebbe parlare? E, e abbiamo anche un versante più, più, insomma, più divertente, più, più faceto, se, se, se mi passi il termine. Eh, però volevamo proprio in questo periodo parlare di sesso e farlo con eh, in parte con leggerezza, perché sicuramente c'è leggerezza nel volume, perché comunque il primo intento era quello di fare ridere, di fare ridere chi ci legge. Però anche a punto di andare a, a stanare quelle che sono le derive del sesso disgraziato, quindi del sesso che mh, non è vissuto come dovrebbe essere, quindi in dimensione ludica, perfetta, dove eh, ci si, mh, si, si gode reciprocamente, ma poi eh, si creano anche quelle, le giuste dinamiche. Invece, il sesso un po' invece, con, prima, con, le, con le sue derive più, eh, più tristi e meste, quindi so, sono tre brutti sessi quelli, quelli, quelli raccontati da, da Berselli, Masotti e Morozzi. Eh, io apro il libro con un mio racconto ambientato negli, negli anni Ottanta che ci hanno visto, penso, tutti e tre approcciare al sesso in che modo? <ride> e quindi ho voluto evocare, non il evo 2010 prima, di tutto eh, magari 10, eh. e quindi ho voluto evocare eh, quegli anni. Eh, nel libro eh, ho preso una data che è 1984 come anno, eh, che è una, una data ovviamente simbolica. E i protagonisti hanno tre nomi che ho scelto così, mi è venuta questa idea: uno si chiama Danilo, uno Alessandro e l'altro Gianluca. E hanno quei 13-14 anni, 15, insomma, non si capisce, penso così. Capisco. Ma sono tre nomi così che mi, sono venu mi è venuta questa idea, così questi nomi a caso, così. E siamo all'ultimo anno delle medie, che è un anno liberatorio in tutti i sensi e qua c'è l'approccio di, di questi ragazzini insomma diciamo con, con, con il sesso ma anche no, ma anche quell'approccio parlato perché è, eh, ho dei ricordi delle medie dove c'era comunque della gran confusione sull'argomento c'erano non so delle misurazioni di peni, c'erano dei confronti, non so ci si guardava e se a qualcuno gli era cresciuti i peli sotto le ascelle o no, i peli. Nelle gambe. Quindi l'atmosfera è questa. Un po così. Ma soprattutto in questa atmosfera dove sono questi eh, pre-adolescentini in fiore, si inserisce una figura mh, molto brutta che è un pedofilo che li va a importunare, e, e da qui si sviluppa poi tutta, tutta la storia. E, mh, quindi, è un libro che parla di sesso parla di onanismo e parla di pedofilia, però questi argomenti vengono trattati che tu leggi questo, questo racconto e ti fai anche delle grandigniate. Poi a un certo punto prendo una deriva che, che ti sembra un film di Tarantino, e, però insomma non voglio anticipare nient'altro. Quindi questo diciamo che è il mio, è il mio racconto. Ehm, ho, perché ho scritto questo, questo racconto? Perché un giorno mi ha contattato Alessandro Berselli. Eh, via mail mi sembra e mi disse guarda ti faccio una proposta che non puoi cioè non puoi dire di no e io ho detto va bene mi ricorda qualcosa di più inquietante va bene detto così ho detto, ho detto va bene e quindi così eh, a scatola chiusa e poi ho accettato e sono contento avevamo in mente un tour incredibile per, per questo libro e abbiamo avuto proprio un tempismo molto bello e, mh, Ultima cosa che, che voglio dire, prima di passare la parola a Gianluca, e ab abbiamo fatto comunque una presentazione in presenza e qualche settimana dopo mi è arrivato un alert dall'app Immuni. Questo è, non è male come concetto. <ride> sì. Ottimo, ottimo. Eh, io questo, questo libro ho dato un, portato avanti una saga. Questo, questo è un libro che fa parte della collana Glam. detto Saga, vero? Sa Aspetta, saga collana. Scusate, prego, un anismo. Un sting, sting perdonami, st ma l'assist è stato irresistibile. Ha ragione anche lei. Buon uomo. Avete? Io ho un grande libro di culto. che è Il Grande Gatsby ed è che originalità, Marotti, non l'ha letto mai nessuno. Però a volte mi piace prendere un libro di culto che amo tanto, e come posso dire, eh, rimascolarlo. Randy Gatsby c'è cioè un punto in cui il protagonista, eh, Jay Gatsby, ha tre problemi. Ama tantissimo una donna, quella insopportabile creatura di Daisy. A lui piace, e ognuno ha i suoi innamoramenti. Per conquistarla, deve superare tre piccolissimi ostacoli: deve non morire in guerra, che è già abbastanza fondamentale. Eh, deve diventare ricco perché lei è ricca e lui è povero e deve farla separare dal marito con il quale ha avuto anche una figlia tre piccoli ostacoli ma Gatsby è un uomo molto ottimista non ha problemi lui sente che può farcela e infatti diventa ricco e non muore in guerra e la terza cosa è la base del, del, del romanzo ecco io a un certo punto ho detto ok cosa posso fare una cosa simile però comica qualche anno fa inventai il libro che si chiama L'Uomo Liscio in cui il protagonista eh, le ha rilancia un eh, fascinoso fumettista ama una donna di nome Fiore che continua però a lasciare costantemente perché lui è un pochetto incostante nelle relazioni di coppia di durature ha alcuni problemi da superare cioè per esempio deve fare in modo che eh, Fiore che in quel momento convive con un altro uomo che non sa chi è peraltro tuttora lo lasci eh, che Fiore che è incinta eh, come dire questo figlio che dell'altro, non sia un problema per la loro relazione, ma più che altro che la donna in cui lei stesso abita, che sia una Clara, eh, non abbia problemi a lasciarlo alla bisogna, più che altro subentra un ostacolo un pochino peggiore, ovvero la rilancia, all'inizio di questo romanzo, l'uomo liscio ha una sindrome rarissima, di P.P.K. si chiama, vedrete voi ma che nome stupido è, è di Philip Roth ignoranti, è di Philip Rott, le ho prese da Philip Roth sindrome di pipì, è dal eh, libro di Philip Rott, Operazione Shylock, quindi io, io sono una persona culturata, prendo nomi bruttissimi, mi rendo conto. Sei da... molto impressionato, con questa cioè, cioè, è una citazione, cioè, non umiliato, non, umiliati, non, non, non cioè? Sì, un po' sì, anche sì noi abbiamo modelli molto più bassi, cioè. certo. <ride> E, e quindi, Questa sindrome è assurda che lo colpisce, rarissima, perde il pene si risveglia dopo notti di febbre mi continui a guardare mentre dice questa cosa Sei poi eccitante. la gente pensa che io sia affetto dalla sindrome di pipì ricordi che non sapevo niente fino a 5 minuti fa infatti. ecco il nostro personaggio la rilancia ha problema che non ha il pene però è un noto come dire c'è cioè playboy una volta ha un sacco di donne da soddisfare anche in mani varie maniere e anziché rivelare la sua problematica eh, dice bugie mente e questo lungo racconto che compare in questo libro che dopo l'uomo liscio e il seguito che è l'uomo liquido questo è l'uomo logico in cui la rilancia deve uscire con una eh, giovane e bella eh, ragazza di Borgo Panigale sosia di Emma Stone che io amo teneramente, non mi rubate Emma Stone che io amo, è la mia fidanzata che non lo sa, eh, che si chiama Luna la ragazza e l'una lo porta in un posto che all'epoca della scrittura del racconto era aperto, adesso credo di no, l'osteria sardo-cinese di via Bezza. Mi sembra ponte, il ponte di, Stalingrado, è un, ponte di Stalingrado, Bologna. È un luogo tipo il ponte Bifrost, il ponte Arcobaleno di Asgard. È un posto miracoloso. Intorno ci sono, per esempio, in un triangolo molto stretto. Sono tre locali, il locomotive, il Mikasa che forse adesso è chiuso, e il Freakout, tre locali rock, tutti quanti in 300 metri intorno a un ponte. Ma c'è anche questo posto, osteria sardo-cinese, che ha doppia cucina, doppia gestione: c'è cioè marito eh, sardo e moglie cinese, con doppia cucina, doppio menù, camerieri eh, alternati. E' un posto. Po I camerieri sono personaggi usciti un po' da, da train spotting, diciamo, fondamentalmente, è un po' da Gomorra. In realtà, la... eh, <ride> è a <ride> 400 metri dal mio ufficio. Io non ne sapevo assolutamente nulla Quindi c'è cioè, l'involtino primavera sta... con il pane Carasau, mi stai dicendo questo? È questa, che ha fatto nel cioè. romanzo. Praticamente è la sella del diavolo. Lo schiamerebbe. E vedi un posto che è sardo con le lanterne fuori ma è strano questo luogo io ho fatto delle serate bizzarre in cui c'erano nella tavolata stessa c'erano contemporaneamente sì il pane carrasau e gli imbotini primavera tipo per dire ecco e vanno a fare questo appuntamento loro due eh, Luna e Larry e il problema è che lei piace molto a Larry ma Larry sa che non può come dire portare a termine la serata e trovare un modo per uscire vivo dalla serata in questo ristorante saldo cinese che ci manca molto e esisteva davvero poi accadono cose, quindi. vediamo, parlarne dopo eventualmente ma voglio far parlare anche di Kevin al nostro Barcelli Rubato, rubato la parola, no? No, no, ho rubato. Puoi andare a fare un giro, cosa hai Capito? Ma sei di troppo, no, <ride> fai due passi no, e C'è quella decino, domanda so far... che viene fatta sempre alle presentazioni dei libri che gli autori odiano: quanto c'è di autobiografico? Allora, Morozzi, ah. spero <ride> poco per te, <ride> <Spero> <ride> per Masotti <ride> e per Bersell, tre storie di nerd di... Nanisti. Quando nanisti. Quanto c'è di autobiografico? <ride> uh, non lo ammetteremo no, mai, anche se ci fosse qualcosa di, no? Allora. Allora, tanto devo, devo sfatare un pochino questa cosa quanto di te. Allora, io continuo a pensare, ma proprio la mia teoria che ho mandato avanti anche in corsi di scrittura fatti con, con Gianluca, e abbiamo coabitato in, in, in molti seminari in cui abbiamo dibattuto di come si raccontano le storie. È che ehm, di solito gli scrittori mettono tutti di loro nel primo, nei primi due romanzi no? i primi due romanzi sono de, una sorta di bilancio esistenziale di tutto quello che ti è successo fino a quel momento okay? quindi ci metti i tuoi fallimenti tutte le, le, le cose che non hanno funzionato, le persone che nella tua vita ti hanno disturbato, cioè diventa veramente un, una sorta di facciamo il punto della situazione facciamo un dare e avere e lì poi viene la somma, poi siccome ti rendi conto al terzo romanzo che poi la tua vita non è così interessante da andare a occupare tutta una bibliografia, poi i personaggi che arrivano dopo sono chiaro che una componente di persone che hai incontrato, di parti della tua vita che non sono andate come, come avrebbero dovuto, ci sono sempre. Però io credo che in questo caso, siccome stiamo parlando di, dicevi giustamente tu all'inizio, di tre sex symbol, comunque di tre persone che comunque hanno, hanno fatto delle, de, della copulazione, forse il loro, il loro modo superandi, la loro missione esistenziale, eh, cioè, no, non c'è assolutamente nulla di noi. Parliamo di, di tre personaggi adolescenti, post-adolescenti, tardo-adolescenti, nel caso di, del personaggio di Gianluca, dove tutto nella loro vita erotico e sentimentale è assolutamente scombinato. Nel caso di Kevin.. Allora, eh, io sono sempre stato un pochino refrattario ai sequel, cioè nel senso che non mi ha mai interessato. Eh, per me, quando chiudo un libro, quella pratica lì archiviata, quel personaggio lì è una roba da dimenticare, voglio pensare ad altro. Però il, mm, il mio romanzo è uscito nel 2016, se non ricordo male, Kamasutra Kevin, dove c'era questo adolescente molto bistrattato, perché è un adolescente, secondo me, eh, assolutamente più dotato rispetto ai suoi coetanei, ma per tutta una serie di dinamiche, quel tipo di persona negli, fra gli adolescenti non funziona. Cioè l'adolescente che comunque è un essere pensante, che comunque eh, ama un certo tipo di cinema, una, delle, delle letture un pochino elitarie, cioè, è chiaro che in un universo de, 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 degli adolescenti del terzo millennio non è proprio che sia una figura iconica, no? E, eh, sentivo il bisogno di riscattare il percorso infausto che aveva fatto nel romanzo, per cui il, il Kamasutra Kevin, che era appunto il, il romanzo di questo diciassettenne che aveva fondamentalmente tre sfortune la prima di chiamarsi Kevin, che comunque è una disdetta, spero che non ci sia nessuno che si chiama Kevin tra quelli che ci stanno guardando in questo momento di essere adolescente, che è una, è una, è una, tra, è una tragedia insomma non, eh, non piccola, e il fatto, Kamasutra cioè il fatto di essere l'unico diciassettenne in un mondo di diciassettenni copulanti che non ha mai fatto l'amore fondamentalmente e questo è un pochino il suo dramma, l'ho voluto riscattare facendolo diventare il Kevin Motherfucker cioè lo riprendiamo eh, cinque anni dopo, sei anni dopo con un percorso universitario dove è diventato uno sciuppa femmine, come spesso succede perché poi eh, piace molto questa definizione, noi siamo la sala giochi di Dio, no? Dio ci prende e poi ci fa un pochino giocare, per cui ti faccio, prima ti faccio essere un diciassettenne, diciottenne inetto, che comunque con cose che non funzionano, una vita erotica insoddisfacente, poi le persone che magari ti hanno fatto soffrire le faccio diventare delle, de, delle robe da, da nulla e te invece ti faccio diventare un, 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 uno scopatore seriale, che è quello che appunto diventa il nostro, il nostro Kevin nella, nella seconda parte della sua vita. E quindi mi piaceva un po' l'idea del riscatto. E fondamentalmente sia il romanzo che il sequel è chiaramente l'intento è di, 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 di assolutamente umoristico, divertente, comunque un po' di scherzare su quelle che sono le dinamiche adolescenziali e tardo adolescenziali, perché insomma il personaggio ha già secondo anno di università, quindi si presuppone 20-22 anni però ragionare un po' su quelle che sono effettivamente le nostre. il nostro comportarci in materia erotica che insomma è, è vero che è una cosa bellissima perché però spesso soprattutto nella prima parte della nostra vita adulta viene vissuta con grande disagio quindi un po' scherzare su queste cose per poi invece farne un, un racconto insomma divertente ma non solo cioè io pare che c'è la Miki di, di Budrio poi c'è quella sorta di capanna, perché allora io più o meno, anch'io in età dello scienziale, poi l'assessore lo sa perché ne ho parlato anche in un libro scritto da me. Noi il sabato pomeriggio, dopo il catechismo, si andava fuori da medicina 3-4 km, c'era un eh, casolare abbandonato con un fienile ed era la, la, noi la chiamavamo la carta, era dove la parrocchia ammucchiava tutta, non c'era ovviamente allora la mh, raccolta differenziata, quindi la parrocchia raccoglieva giornali da tutta medicina e li accatastava in questo fienile molto grande, che quindi era un'enorme montagna di carta, e noi andavamo là al pomeriggio in bicicletta. E poi stavamo là sdraiati a fare delle chiacchiere e poi, comunque, questa montagna di carta, cerca che te cerca. Se andavi male, trovavi il guerriere sportivo o il postal market, che già era qualcosa. Se poi proprio ti andava bene, ogni tanto trovavi anche qualcosina, un pornazzo. Ma era proprio una rarità perché, comunque, era raro. Ma trovavi, trovavi, trovavi fatture, sì. trovavi di tutto, di tutto. Però ho ritrovato nel tuo, in quel cappanno di cui parli. Che però mi pare che abbia anche quasi un bar dentro, c'è cioè un pochino un po' più evoluto cioè, di rispetto diciamo a noi. No, diciamo che e è, sono è, un, molto... è un trappolo organizzato: è eh, che è più organizzato. Perché di base poi. Noi giusto, non abbiamo mai avuto una figlia. Lì femmina. se ne parla comunque, c'è anche un, um, un adulto di mezzo riferimento. Che è lo zio del proprietario. Che di solito l'adulto di mezzo riferimento cioè, è uno sfigato totale, che però viene, viene spesso mitizzato dai, dai ragazzini perché cioè, que, mi, questa figura di adulto di mezzo riferimento è, cioè, me lo immagino tipo un trentenne lo zio, me lo immagino un 30-35enne, che però agli occhi di un tredicenne cioè figure come, cioè, come un vecchio che però fa, fa il giovane quindi può o far pena o, piace, o piacere tantissimo e c'erano cioè, io incontravo spesso comunque già quando ero diciamo, un po' più grande e quando avevo tipo 18 anni andavo a vedere i concerti dei CCCP e dei Litfiba e vedevo della gente che eh, aveva tipo 30-35 anni così e dicevo meh cioè, che vecchi, cioè, cioè. no, in questo pozzo ci, ci sono questi vecchi così. Poi dopo, e quindi qua ci sono. Insomma, cioè, ci sono questi ragazzini che, non, che comunque non hanno nessun, nessun contatto. Comunque con, con un mondo adulto. Loro si rifugiano in questa, in questa baracca qua. e Diciamo che è, è il loro luogo. Cioè, i loro luoghi sono appunto il bar. Dove stanno a giocare con i videogiochi oppure escono, e la cosa interessante è che, appunto, cioè, nell'84, cioè, questi ragazzini escono e, e i genitori non sanno assolutamente nulla di quello che stanno facendo. Quindi, eh, mi piace molto a me questa cosa anche quando, quando la tratto sui, sui social ehm, con la provocazione che dico anni di merda veramente <ride> perché mi piace ah, di meno da questi no quelli, quelli, là. quelli che è sempre che è riferi... aspetta te la spiego no. bene che è riferito però al mio coetaneo attuale se fosse in quel periodo lì capito sono anni magici mm -hmm. per, sì, sì, no, per il sì. tredicenne sì. però io, cioè, io, io mi immagino io 52 enne nell'84 cioè non, non mi piace molto il mondo per gli adulti di quegli anni lì, poi c'è poi una mia riflessione, così tutta ah, che beh, si può aprire no, un dibattito. Hai figli tu, no? Io sì, sì, tu sono figli, figli. Eh, sì, sì. Eh, anch'io, no? è strano. E quindi questa cosa qua mi, mi, colp mi, mi colpisce molto, questo quest aspetto no, no, di, no, di è... vedere ancora... cioè, perché, perché io ehm, ho sempre avuto il terrore di diventare grande e adesso che mi trovo che sono grande ho, ho, ho tuttora il terrore di diventare grande <ride> sempre più grande perché diventare sempre più grande è, 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 è così nel, nel mio immaginario è un peggio ma in realtà non, cioè, nel senso io in questo periodo cioè, non, non avrei mai immaginato di trovarmi appunto a 52 anni a divertirmi che siamo qui appunto anche, anche a fare questo che è un po' un, un, un Posso giocare ancora come se te pensi ai tuoi figli che ti escono alle 2 del pomeriggio e tornano alle 8 di sera come, come facevamo noi quel tempo eh, eh, io eh, eh, proprio non riesco a eh, no, mi, mi preoccupa perché, perché a differenza dei, dei genitori che ho avuto io che non, per un discorso generazionale appunto no, perché, io av avevo, perché avevo dei genitori eh, che erano mh, più vecchi rispetto ad altri genitori e quindi non immaginavano tutta una serie di pericoli che ci potevano essere in giro io cioè, non è che abbia fatto chissà cosa però insomma, diciamo che un po' di mondo l'ho visto e quindi insomma cioè, avere dei figli in giro così insomma un po' ti, ti spaventa ed è difficile cioè, però paradossalmente adesso hai molti più strumenti eh, di sono controllo, cioè il cellulare e quindi, sì, ma proprio quindi sì. in teoria dovresti stare più tranquillo, invece no, invece adesso siamo tutti molto più imparanoiati e vogliamo avere ancora più tutti strumenti controllo. di controllo. E poi, quando ci, ci appioppano gli strumenti di controllo su di noi, ci arrabbiamo perché ci controllano. Oh, ma Rossi, come Beh. sta l'universo femminile? Come sta, no, ma io glielo passo io. Come sta rispondendo l'universo femminile a questo libro? Beh, allora, eh, facciamo che, ah, eh, so. diciamo che stanno molto... le mie fan eh, stanno apprezzando un punto in particolare, che se non fosse posso spoilerarlo, ma c'è un momento in cui Luna, che si trova ad avere a che fare con Larry, che non potendo fare nulla perché è privato del suo organo, come dire, di piacere, eh, dalla da, <susurra> di Pipic, deve inventare una delle sue 3000 scuse ripugnanti, per in quale fa bella figura senza fare nulla. E lei gli inventa una scusa molto credibile, e un po' piagnona. Lei, lei lui inventa storie per mestiere, perché lui fa il fumettista da 20 anni, abituato, e soprattutto una ragazza intelligentissima. Comunque, non pensa che uno non abbia il pene nella vita. Pensa che, chissà, boh, non gli piaccio, cose del genere, oppure è impotente, ma non pensa che uno non abbia il pene. Quindi ci crede. È talmente assurda la storia che ci crede. E allora, però, si inventa qualcosa. Lei non è che poi vuole uscire insoddisfatta dall'incontro e racconta una piccola storia e si inventano un giochino interessante fra loro che io ho preso un po' dalla mia. Vissuta, probabilmente pur posso dirlo uh, uh, avendo il pene! Cioè, posso, cioè, eh, lo so, non, 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 non è mai successo. È così, no, lo, so, lo so, lo so, un po' lo scuola, però eh, quello che c'è, c'è. So. A... Uh, ah, eh, no, eh, però questa scena è presa un po' dalla vita vera, e le mie lettrici hanno molto gradito questa parte che chiameremo in maniera molto oscura e misteriosa eh, un lavoro a quattro mani. Cosa sarà un lavoro a quattro mani, secondo voi, in un racconto del genere? È nel, chiaramente una scrittura. Il eh, un lavoro a quattro mani eh, è una parte che hanno molto gradito le mie lettrici e hanno molto trovato simpatica eh, il personaggio di Luna. Perché lei è simpatica? Perché chi pensavo a Emma Stone, che io amo, quindi... Se tu immagini... Eh, ami ah, nella versione di... Emma Stone. No. Tre versioni. Uh, ah, ok. Da Rational Man Spider-Man. Uh, uh, ho visto... Zombie a, Land, Zombie beh Land. non l'ho visto. Ho visto anche la La Land, che è un musical. Perché sempre lei ballava e cantava e Volevo vederla. Ah, ball, balliamo insieme. Eh, chiaramente. E se immagini un personaggio come Emma Stone, che però è sempre visto in contesti newyorkesi oppure Los Angeles che balla con Ryan Gosling, e, e la porti in via Vezza alla resteria sardo-cinese sotto il ponte di Stalingrado, qualcosa di divertente generalmente nasce da questo bizzarro contrasto. Chi, chi non porta Emma Stone al ponte di Stalingrado? Giustamente, che è l'ambito naturale. No, chiedo anche a loro se hanno avuto riscontri dall'universo femminile. Eh, C'è romana... già un'immaginetta che... di cui non riesco a liberarmi: che è Morozzi che balla con i mastoni. La La peraltro, no. già, già oh, questo no. per, penso che ci vorrà o uno psicologo o un esorcista. Forse per liberarmi di questa, di questa cosa, allora, riscontri al pubblico femminile. Allora, questo è un romanzo. Mh, allora, questo romanzo, scusa, è, 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 è un trittico se noi quando l'abbiamo scritto abbiamo pensato ha cioè, un approccio un pochino testosteronico no? quindi effettivamente sembra quasi un romanzo scri... cioè, si capisce che comunque è scritto da, da tre uomini molto virili, cioè non è un romanzo che concede nulla alla... molto <ride> però virili. se ridete no, no, no. <ride> se io dico virili e voi ridete automaticamente la nostra immagine è scema in tutti, in tutti, in tutti, in tutti i sensi però in realtà questo è un, un trittico spaventosamente poi femminile nell'attitudine perché non c'è il, il maschio predominante vincente, anzi, come spesso succede nelle cose che scriviamo io, Gianluca e Danilo, è la donna quella che fa, quella che ne esce, ne esce vincitrice. Perché noi abbiamo fatto questa scelta? Per un motivo molto semplice, che io lo dico in tutte le presentazioni: perché siccome su dieci lettori nove sono donne, la donna deve sempre uscire vincitrice nei libri, perché sennò poi non vendi. No? Cioè, è inutile fare vincere l'uomo che compra il libro delle Bardalette di Totti, quindi insomma, deve essere la donna quella che. Però forse allora, battute a parte, forse è anche vero che effettivamente un po' noi nelle dinamiche amorose ne usciamo sempre un po' così, insomma, eh, tra virgolette sconfitti. Però che anche, non è che anche le donne brillino in particolare, cioè la, la sindrome di scelgo l'uomo sbagliato perché comunque è più interessante, comunque è un pochino dominante, però è chiaro che da parte, dalla parte maschile c'è un po' di nettitudine e credo che questa nettitudine nei rapporti di, 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 di coppia, nelle dinamiche di coppia, venga un po' fuori in tutti e tre i racconti. Allora nel caso mio di Masotti, perché abbiamo proprio veramente due eh, ta adolescenti, tardo adolescenti, come dicevo prima, che comunque continuano, nel mio caso con successo, nel suo meno. Eh, però a complicarsi la vita nelle dinamiche erotiche. E nel caso di Gianluca c'è proprio un problema oggettivo, che è quello, tra l'altro di Gianluca, cioè quello di fatto di essere uno dei pochissimi un uomini completamente, cioè, come, come Big Jim, cioè sì, grandi muscoli, spingi la schiena, il braccio col caratteso per chi della nostra generazione conosceva le dinamiche di, le dinamiche di Big Jim. Però, fondamentalmente abbiamo tutti provato a sfilare le mutande di Big Jim e sotto non c'era niente. Quindi, cioè, purtroppo è, è veramente l'uomo cioè, liscio diventerà, io credo forse l'icona sessuale del, del terzo millennio, cioè l'uomo che è, è virilissimo, però poi in mezzo alle gambe sindrome di Pipì, oppure di Pipino, dell'assenza del Pipino anche, che è, è altrettanto triste. No, invece c ho, c ho un target di donne anziane che mi seguono sempre. A eh, prescindere, li, a prescindere, quindi c'è cioè, il libro piaciuto. So, sì, sì, sempre così. Sempre, sempre, sì, sì. No, infatti ci sono tutti gli applausi, quelli che stanno guardando. Dico, eh sì, sono sì. Sono... In questo momento che stanno più brillando Dice: Sta parlando di me. Sta parlando di me. E no, vabbè, ma, ma, ma lo stesso anche in Umarella. Else è un libro acquistatissimo dalle donne. Perché ehm, ci sono delle, delle sdaure, appunto che, come questo libro, dice, Guarda ma questo libro qui dentro, ti, te, ci sei tu qua dentro. E lo regalano al marito Vai, o lo regalano a qualcuno che, che conoscono. Non necessariamente un anziano, non necessariamente un pensionato. Perché un Marelso si nasce non si diventa, capito? Quindi, eh, è così. No, quindi il mio targ è quello lì, e quindi si sono, no, sono, sono divertite. No, ehm, ho trovato del del turbamento comunque del, sul, sul mio racconto quando entra in scena questo pedofilo perché in realtà cioè, un, po', un po tutti quanti hanno avuto delle esperienze diciamo di, di approccio da un pedofilo ehm, ma non, non necessariamente che succeda qualcosa però del, insomma quando nell'aria c'è quel, quel fastidio così allora ecco, io nel racconto ho voluto raccontare quel fastidio perché in realtà spoiler, spoilerando cioè non succede nulla sì, c'è questo però che si avvicina a questo ragazzino cerca di, di circuirlo di così quindi questa cosa qua eh, insomma è stata, è stata apprezzata di recente c'è stato ecco, un, un commento che perché io, sai, faccio un largo uso di social network, soprattutto Facebook, dove apro i miei dibattiti, quindi io mh, faccio i miei post dove, dove racconto delle cose mie, racconto delle cose a cavolo, metto eh, le foto di quello che ho fatto ieri Gianni Morandi. Poi a un certo punto parlo del, del nostro libro perché dobbiamo parlare anche, anche di quello. E lì arrivano, dei, una volta è arrivato un commento che ha detto che. Il racconto migliore dei tre è stato quello di Alessandro Berselli, e quello è stato bello. Perché mi, 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 mi piace, mi, a me piace quando vengono da me non a lisciarmi, ma a, a dirmi: Ah, bello, però è più bello il racconto di e Allora a me piace quando si avvono questi dibattiti. e Berselli, non so se hai letto quel commento, se sta, sei stato, se stato contento, ecco, secondo te? Per, perché, perché perché questa donna ha detto che il tuo racconto? È il più bello, che cosa può averla colpita? Io tanto ringrazio la zia Teresa per aver fatto questo commento, comunque, la, eh, ma, ma non lo so. In realtà, io allora, ero. Insomma, torno un po' alla, alla, alla domanda iniziale, no? che era come è nato questo progetto. Insomma, quindi giustamente Danilo ricordava lì mi prendo, mi prendo il merito dell'idea comunque di aver pensato di unire questi tre cialtroni e metterli all'interno della, della stessa antologia. Eh, per cui in realtà non lo so, io trovo tre racconti bellissimi. È chiaro che siamo tutti e tre di parte nel valutare questa cosa, perché sono appunto, come dicevo prima, tre aspetti. Allora, in un, in un anno in cui boh, eh, forse anche un po' voglia di ridere, ce l'abbiamo tutti. Eh, però puoi anche di ridere con criterio perché, eh, appunto, lo, lo, lo dicevo anche prima: si tratta di dinamiche amorose, si tratta comunque di problemi legati a quelli che sono soprattutto i, i, i primi approcci con, eh, con l'erotismo dell'età adulta e sappiamo tutti, perché poi è bello dire, no? Eh, ah, qu quanto rimpiangiamo quando avevamo 16 anni, 17 anni? In realtà, avere aver 17 anni è un'età terribile perché poi sei allora non ti vengono più fatti gli sconti di quando sei bambino, ma allo stesso tempo non, so non c'è nessuno che ti tratta da adulto, eh, se sei un, un uomo, adesso meno, però quando. Eh, noi eravamo bambini, cioè nessuna, nessuna ragazza che avesse eh, tre anni meno di te ti considerava. Quindi, se tu ti innamoravi di una tua coetanea e avevi 17 anni. No, mi dispiace la mia coetanea eh, 20-21. Cioè, quindi non avevi neanche la possibilità di dimensionarti con quelli che erano eh, l'universo a, a te parallelo. Quindi, io onestamente non lo so, io, io lo trovo molto coerente con tutti, cioè è, è un'antologia molto coerente tra di loro. Perché sono tre, tre modi diversi di raccontare le storie e, e, e raccontare i problemi appunto legati alla sessualità e secondo me l'abbiamo fatto tutti e tre presuntuosamente molto molto bene. Eh, bravo comunque eh, Masotti a, a inserire anche un tema pruriginoso come quello del, um, del, um, eh, della pedofilia senza mai uno scadere nel volgare e due neanche nel dare un piglio troppo morboso quindi poi mantenendo anche la leggerezza su un argomento così grave eh, il, il racconto che sembra più paradossale e grottesco che quello di Gianluca perché comunque, cioè, dire, un, un uomo che comunque si, si, si trova senza pene cioè, voglio dire qu quanti persone ci sono al mondo? sette ne abbiamo contati di cui peraltro quattro a medicina peraltro, la cosa curiosa è questa. Insomma, sette persone nel mondo senza pene, e quattro abitano qua esattamente. Tre medici due medicine mi sembra una Ganzanig e una Villa Fontana. Mi sembra perché sia abbiamo visto la, ma la, mappatura, la mappatura recente. però poi anche questa cosa diventa un pochino una maniera per cogitare su quelli che sono i, i comportamenti sessuali. In un momento in cui l'uomo viene privato, allora non, non gli viene tolto nulla di quello che è la sua voglia di seduzione. La sua voglia di poi, però, c'è cioè, anche un po' una roba che anche fine a se stessa, no? Se ci pensi. Cioè voglio conquistare questa donna quando poi so che non la potrò concupire sessualmente, Quindi è anche, ed è bello perché è un modo per trattare un tema che è appunto quello della sessualità quando la sessualità ti viene, ti viene privata e poi niente, per quanto mi riguarda ripeto, c'è cioè semplicemente eh, un, um, un volere un po' vendicare un, un adolescente che in un mio romanzo precedente era stato bistrattato in tutti i modi possibili e immaginabili e a cui abbiamo voluto dare nel mio primo sequel, scritto da, 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 quando, da quando sono nato Narratore, eh, una, una legittimazione nell'età adulta di una sessualità finalmente felice. Forse è questo, questo istinto di, di, di vendetta tardiva che è, è piaciuto però è vero per me sono, sono tre racconti meravigliosi cazzo dovete leggerlo questo libro cioè, cosa, allora, vi chi, allora vi chiuderanno lo sapete no? vi chiuderanno in casa per otto giorni questo libro qua deve, deve accompagnarvi in questi otto giorni cioè siete chiusi ma, in casa infatti... il 24 il 25 il 26 il 27 il 31 l'1, il 2 il 3 cioè ci vogliono tre ore a leggere questo libro dai mi dà la mia domanda da, la mia domanda successiva era questa allora mi è capitato qualche anno fa di fare il presentatore un'altra presentazione di libri, presentavo un libro di un ragazzo, adesso non dico troppo. Comunque, al termine di questa presentazione mi si avvicina una signora che conosco qua di medicina. Mentre lo scrittore era girato in là, lei mi dice proprio sottovoce: oh, Lo devo comprare, me lo consigli? Io lui era girato e dice: No. La prova perdere, ma non tanto per la qualità del romanzo, ma perché conoscevo lei. Insomma, non, 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 non gli hai voluto fare del male allora, questo, tipo, questo romanzo. Qui cioè, ha un'ipotetica, ha un'ipotetica signora di una certa età, cioè, lo possiamo consegnarlo. Lo, lo potrei consegnare a mia mamma. per dire, Perché lei domani me lo chiederà, ma lo prendo quello lì? Cosa devo fare? Questo è difficile, eh, eh, non lo so, non lo so, non lo so non te lo so dire ovviamente dovrei dire di sì però non, non, non lo so non, non te lo so dire perché comunque eh, questo libro è, è pregno di ironia e, e l'ironia insomma non è per tutti capito quindi se tua mamma è ironica sì se uno non è ironico, no. Cioè, io ho scritto un, un capolavoro. Mamma potrebbe chiedermi, ma ti è successo anche a te, che da piccolo era... <ride> eh, vedi, esatto... Eh, vabbè, 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 no, no, io ho scritto, per dire, ho scritto un capolavoro che si titola La Ciccionastia Cicenizza. L'ho scritto solamente perché mi piaceva questo titolo. Mi piaceva prendere in giro tutta una tipologia di, di letteratura dove viene mitizzato il Sud America. E mi piaceva tutta questa cosa qua. Ed è attualmente il mio libro più di insuccesso perché, però, chi, chi ha capito questo, questo libro qua, cioè, per me è, 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 cioè è amico tutta la vita così e spesso mi capita alle, alle presentazioni che arriva qualcuno che mi, che mi chiede. Um, Posso prendere? Fa questo qua ci sono ciccio'assia, Ciccione'as, lo, 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 non lo sa pronunciare così allora io lo vedo e non glielo consiglio, capito? perché vedo che non, non può capire così. Invece, delle volte mi capita anche, anche cioè che, che mi, mi, mi scrivono anche in chat privatamente così mi chiedono così e dopo un check di ironia e di, 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 di assurdità, sì, perché cioè hai capito, cioè queste, queste tematiche qua, c'è tipo eh, l'uomo senza pene, c'è cioè la parola motherfucker, così Cioè hai capito? Cioè, mm, no, ma poi, bisogna un è attimo sta, fare beh, così, no, però no, eh, di, base, di base comunque è, è l'ironia. È una strana natalizia. Ecco, posso dire che se fai un regalo del genere non fai una brutta figura perché, anzi ti, ti do un consiglio ehm, mm. in base a quel poco che ci siamo detti in questa chiacchierata potresti regalarlo al tuo amico eh, quello che si è appassionato di Blackout che potrebbe si potrebbe vedere e quindi quello sarà confermo. il suo confermo. secondo libro delle, che potrebbe anche vita. scrivere un capitolo anche lui eh, secondo sì. me confermo, sì. Sai, caro, io dico sempre che ho, alcuni miei romanzi sono pizza e margherita e altri sono pizza e la Nutella. Fitta, Margherita a, a tutti piace, più o meno, adesso, in generale, no? Perché, perché è facile, hai eh, questa voglia. Cioè, vero, ti dico: c'è un mio romanzo in cui ci sono tre persone intrappolate in un ascensore di un palazzo la domenica di Ferragosto, uno dei tre è un maniaco omicida. È una pizza, Margherita. Piace a tutti. Cioè, nel senso che puoi leggere la mia mamma, puoi leggere chiunque. È facile. C'è un romanzo in cui c'è un supereroe che cambia i ogni 12 ore. Al Via del Fossato, Portiere della Saragozza, che fa anche però il, anche un negozio di fumetti e dischi rari. Ma c'è anche un mondo parallelo in cui in realtà c'è un musicista che ha una. Cioè, è una pizza alla Nutella. Nel senso che eh, non a tutti piace la pizza alla Nutella, però a chi piace la adora Deficiti a pochi, ma adorandola. Se ti dico che c'è un vampiro che gira per Bologna e ogni cento anni viene, viene è, è Dracula, viene a giocare a scacchi all'Osteria del Sole, praticamente a Bologna, eh, quella è la frizione Nutella estrema. Una famiglia, quattro <ride> persone, una, famiglia, <ride> no, per una famiglia intrappolata in uno studio radiofonico insonorizzato da una DJ pazza che dice che la mattina dopo aprirà un. Porta, porticina per scappare, scappare tra di loro, ma non tutte e quattro, e da non decidere loro chi tenere indietro è una pizza margherita. Eh, questo questo è un po' pizza alla Nutella, diciamo chiaramente. però no, il, sesso, no, no, no. Il, Dice... il sesso è un elemento unificante. Il sesso a tutti piace, quindi no, comunque sia, margherita. non margherita, ma un quattro stagioni è una pizza alla diavola, no, no, no. quella con le salame piccante, okay? non è Nutella. Solamente piccante poi piccante è anche la parola che userei, giustamente perché parliamo di sozzerie, giustamente quindi parlando di eh, lavori a quattro mani o di motherfucker. <ride> cioè, la risposta bolognese alle 50 sfumature o no? Sì, però, scritta, Scusate, per, per, però scritta bene: <ride> scritto, scritto e, e senza eh, quattro no, no, senza no, quattro pagine, pagine con... imbarazzanti sugli anticoncezionali. È un Porci con le ali. Dei, dei porci con lui, le ali invece è ehm, un paragone migliore sì. Sì, perché quello è un romanzo che ci ha un po' segnato. Perché abbiamo letto uno, tutti quanti un po' in gioventù e conteneva queste vicende in doppia veste, due narratori diversi, lui e lei, eh, sesso e politica abbastanza espliciti, con eh, voci narranti così diverse. Ci ha molto colpito perché era un modo di raccontare il sesso in maniera un po' inusuale. Come facciamo noi in questo libro. Io credo che quello che ha detto Morotti sia proprio la, la sentenza definitiva su quello che si può dire di questo libro. Cioè, Moroth, allora, che io e Masotti siamo, credo, forse arrampicati sugli specchi per, per, per un'ora, da, da quanto tempo stiamo parlando. Morotti invece con la capacità che gli è propria ha sintetizzato in due minuti quello che è questo romanzo. Cioè, un romanzo, cioè, un trittico per farsi delle pippe, Detto, detto come va detto. Oh. No? C'è cioè, cioè un sessino, un, un sessino, che sì, vuol sì. dire, perché non è mai, non è mai no, ripeto, non è, non è il sesso del... Il nostro amico Kevin si definisce il vercingetorige del sesso, no? questa, questa figura mitologica gallica che viene da chi ha letto Asterix, se lo ricorda, eh, probabilmente, che comunque insomma veramente un guerriero, dove era tutto, un, un mostro di testosterone per, per intenderci. Il nostro è un sessino perché i nostri personaggi sono un po' delle, delle, boh, dei personaggi che si, si muovono in un universo... Fatto, fatto di piccole cose, quindi di sessualità anche minima, non, non, sicuramente, non sicuramente epica, però dai, alla fine in cui tutti forse si possono identificare poi, no? quindi sono i personaggi che ci sono più vicini. E... Noi diciamo spesso, quando appunto io e il Morozzi dibattiamo insieme spesso nei corsi di scrittura creativa, quando un libro funziona è quando tu riesci a identificarti nei tuoi personaggi. Questi personaggi chiaramente con più sono vicini alla sensibilità del lettore, cioè, dalla parte ci può essere il personaggio eroico, quello in cui non ti identifichi, però nel stesso tempo vorresti interpretarne le gesta, no? quindi il supereroe del caso. No? Oppure prendi l'eroe minore, l'eroe minimo, che, che sono i nostri tre, che sono proprio degli eroi non minimi di, di più. E li fai diventare un personaggio che ti diventa è, è, è l'amico del lettore. Secondo me, eh, credo che sia un modo appunto di trattare, e Gianluca l'ha detto molto bene: il sesso dalla parte delle, degli eroi minimi, quindi non, eh, no, non il sesso alla 50 sfumature di grigio, dove c'è però anche un sesso fondamentalmente finto, anche posticcio, finto, finto. cioè che, ma chi se ne frega. Cioè questo pa, 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 parte di a parte, deve arrivare a pagina 150 per trovare un, una, una pagina di sesso degna di note. Io continuo sempre a dire che 50 sfumature di grigio è venduto molto perché ha venduto moltissimo tra persone che non hanno mai fatto sesso gli adolescenti e persone che hanno smesso di fare sesso da un tempo immemorabile che è il target di lettore delle, delle 50 sfumature noi parliamo di un sesso proletario cioè il sesso comunque della gente, della gente, della gente comune ma per, ma del, degli adolescenti non, comuni per e... citare una tua eh, chi non ha mai svitato un no? Per eh, chi ha, tuo, ma chi e le trauti a parte intendo, per che trauti, non chi non ha mai tentato assolutamente <ride> Va bene, dai. No, cosa diciamo ancora? Che ora abbiamo fatto? Tardi, no? Eh. Gianluca, deve, Gianluca deve dire una cosa, credo che, che... allora, Gianluca, ne abbiamo parlato prima al bar, Gianluca ha una, una cosa inconfessabile da dire che riguarda la sua vita sessuale e ha deciso che questa sera è il momento giusto per raccontarla. In realtà no, no, no. No, no, però ti ringrazio questo pensiero, che comunque nel, nel caso tra poco siamo tutti forse un po' in lockdown, oh, eh, no. nel caso io ho, ho, ho una casa, tanti libri intorno e tanta simpatia da concedere. E cioè, puoi due, due puoi portare in casa. Due non contemporaneamente, però magari una sera, sera l'altra, perché sai. Due congiunti lì. mi pare, adesso due. Sì, penso congiunti, sono parole grosse, però... <ride> 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 che, be che bel Natale sì. come sono felice di questa cosa la casa vi spiego la vi spiego la fortuna incredibile di scrivere libri anziché fare tipo so, film tipo adesso Masotti fa il film di Morels per esempio no? e vuole avere come ospiti i Cure così, Robert Smith forse il budget del film si, si eleva credo un pele, non so quanto prenda i Cure però un buon uomo lo fate a mangiare forse Vabbè. però per esempio figuratevi in questo mio racconto l'uomo logico ci sono ospiti famosissimi ci sono i Rolling Stones eh, i quattro cioè proprio Kit, eh, Mick, eh, Charlie, Ron Wood e ci sono anche i Beatles eh, anche quelli morti fra l'altro cioè, eh, che partecipano a un certo punto anche come il <ride> fit, grande fitbest il suo Pit Best una parentesi che è il personaggio del secolo il personaggio da, da studiare come sta Pitbest Best secondo voi nel mondo eh, è detto esco da questo gruppo perché secondo me non, non è stato... dopo, dopo un secondo e mezzo erano i Beatles ecco io ho sia i Beatles che i Rolling Stones come ospiti e Bagnoli non ha dovuto pagare un extra budget per averli eh. e questo è un grandissimo van... Bagnoli un grandissimo vantaggio di scrivere libri anziché fare film avere ospiti internazionali e Mastone, Stone, ehm... che peraltro, ah, peraltro c'è anche una cosa interessante eh, quando crei un personaggio, poi so, devi anche un po caratterizzarlo in un modo dai un piccolo scarto inconsueto cioè per un personaggio che ha tante caratteristiche che tu immagini e una che non immagini. A un certo punto, viene fuori un dibattito fra Larry e, e Luna, che è quella solito di Emma Stone, eh, in cui viene fuori una spara di calcio. Di, del Bologna FC a un certo punto ora io sono tifoso marcio del Bologna e quindi muoio dentro ogni, ogni sera però io non sono i miei personaggi forza io ho anche il pene lui no eh, scopriamo a un certo punto che Larry è un tifoso di calcio blando di quelli che guardi mondiali perché che guardi mondiali io guardo sì ah ok se uno è guardi mondiali vabbè quindi non sei un tifoso di calcio, in pratica. Mentre Emma, e, eh. <ride> magari Luna, è una tifosa del Bologna maniacale, di quelle anche che insultano gli arbitri guardaline in maniera selvatica e vedranno insieme anche una partita in cui ti faranno in maniera un po' diversa, e uno non si immagina di vedere Emma Stone, super tifosa del Bologna, però questo è ciò che infonde sangue a un personaggio, se no diventa una figurina sulla carta. La verità è tifosa del Bologna che insulta l'arbitro, Diventa un personaggio vero e poi fa anche cose sozze in modo più simpatico. Chiudiamo, <ride> cioè, l'odio è zero. In questo momento siamo... ci guardano zero persone. In questo momento, questa idiozia, no? Io chiuderei così. con co due consigli per l'acquisto: quindi tre uomini in branda. Danilo Maggiotti, Gianluca Morossi, Alessandro Berselli, Pendragon editore e poi per proprio chi è molto acculturato il dizionario Zingarelli con la nuova definizione degli Giumarel. Un dizionario in casa ci vuole sempre giusto. Scusa, non, mica, non era Umarì? Perché in mi Mar ricordavo Mar se... <ride> E certo, questa, vabbè, questa è la polemica che andrà avanti. Comunque, eh, siamo ancora online? Ringrazio comunque Bene. il Comune di Medicina, l'Assessorato alla Cultura, la biblioteca di Medicina. Prossimo appuntamento ci sarò io e altre persone lunedì sera, presenterò il mio romanzo. E salutiamo tutti da questa fantastica location, come si dice adesso e buon fine settimana.